I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti da Nantic 1000 e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Nantic 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC 1000, a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. L'80% e l'81% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TIC 1000 UK LTD e TIC 1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Webinar presentato da me, Giuseppe Ciericola, Country Manager Italia di TIC 1000, e come sempre, come l'ultimo appuntamento del mese di maggio, Tony Cioli Puviani. Io rappresento TIC 1000, un broker non dealing desk, 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider senza alcun intervento manuale, non ci sono requote, nessuna limitazione sulle strategie utilizzate, potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune come scalping e arbitraggio, e la regolamentazione TIC 1000 è sotto la FCA UK con fondi segregati e separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, e non ci sono costi né su depositi né su prelievi. Questa è la mappa dei server di TIC 1000, con quelli più importanti in Nord Virginia, Londra e Tokyo, poi gli altri di backup. Potete controllare in qualsiasi momento le condizioni di TIC 1000 rispetto ad altri competitor sul sito di MyFXBook, un sito esterno, e vedrete, noterete che quasi sempre gli spread delle commissioni di TIC 1000 sono più basse rispetto agli altri broker. Grazie a queste qualità, TIC 1000 è stata premiata sia nel 2018 che nel 2019 come miglior broker per esecuzione, grazie appunto alla stabilità dei server e all'esecuzione, grazie anche agli spread e alle commissioni. Allora, io ho finito la presentazione, sono stato molto rapido. Allora, partiamo Tony da un po' la situazione dei mercati. Sicuramente oggi vediamo questi mercati al ribasso. E secondo me comunque già i mercati hanno espresso quello che c'era da esprimere, quindi è difficile anche un po' avere le idee chiare sul da farsi il venerdì sera alle 16 dopo questi ribassi. Non so, Tony, qual è il tuo pensiero? Leggevo adesso l'ultima news che su 5 anni le obbligazioni dell'Italia vanno peggio rispetto anche a quelli della Grecia. Non so, Tony, vogliamo partire un po' dalla situazione del FTSE MIB? Bene, benissimo. Sì, il FTSE MIB perde l'1,14% in questo momento, esattamente l'1,13%, a cospetto però di un indice DAX, ad esempio, che perde l'1,70%, e a cospetto anche di un indice Nasdaq 100, che io considero quello più elastico, più veloce da vedere per considerare come va l'America, perché nel Nasdaq 100 ricordiamoci che c'è Apple, c'è Facebook, c'è Amazon, c'è Netflix e c'è Google, per cui abbiamo cinque canarini che ognuno di questi cinque capitalizza quasi come l'Italia. C'è stato un momento in cui Amazon Apple capitalizzava come l'Italia, cioè un'azione come tutto il FTSE MIB più anche qualche altro titolino, per cui l'importanza è notevole. Abbiamo, dicevamo, il Nasdaq 100 che in questo momento è sotto di 1,5 punti, per cui anche se siamo in una posizione di spread importante, negativa, oltre 290, anche se il BTP effettivamente oggi perde qualcosina, perché siamo a 130,02 lo 0,12, per cui lo spread lo voglio dire esattamente perché io ho in questa piattaforma anche lo spread, abbiamo 286,6, un po' migliorato.
l'Italia, tutto sommato, se scende, sta scendendo, lo deve all'estero, lo deve al comportamento del mercato americano, delle preoccupazioni che ci ha dato Trump stanotte, con una trampata, con un tweet questa volta ribassista. Ma un tweet abbastanza importante per quello che riguarda la strategia della politica americana, che questa volta va oltre alle logiche strettamente commerciali di disavanzo di bilancio. Noi ricordiamo, lo ripeto, che Trump ha fatto queste operazioni dei dazi essenzialmente perché il suo intento è quello di cercare di stimolare la produzione interna del proprio paese, come le acciaierie, ad esempio, ponendo dei dazi ai prodotti più competitivi, come quelli cinesi, che ovviamente godono di una maggiore efficienza, essenzialmente dovuta al fatto che il costo del lavoro lì è nettamente inferiore, hanno una legislazione migliore, diciamo più garibaldina, anche meno tutelante anche l'ambiente, le procedure di lavoro, eccetera, eccetera, quindi hanno dei prezzi più bassi e per evitare un disavanzo commerciale importantissimo, Trump ha messo i dazi. Però questa volta cosa ha fatto? Ha addirittura messo i dazi, e questa è la notizia della nottata, li ha messi sui messicani, sui prodotti messicani, un 5%. Ma la giustificazione non è di natura commerciale, ma è semplicemente fatta per i problemi relativi alla migrazione. Quindi, insomma, evidentemente il mercato si spaventa perché dice questo, comincia anche a mettere altri motivi per sanzionare gli avversari o gli altri stati, e c'è un po' uno scombussolamento. L'Italia segue un pochettino le cose, però personalmente oggi non, specialmente nell'ultima ora, non si comporta male, tant'è vero che mentre sto parlando sta battendo un record assoluto di giornata. Mentre sto parlando, noi abbiamo un indice a 19.737 punti, che è il massimo di giornata, ri ha ripetuto il 19.730 proprio mentre sto parlando, a cospetto di un DAX, ad esempio, che invece siamo poco sopra gli 11.7, ma c'ha un massimo fatto, immagino, stanotte, addirittura c'ho qui il valore ufficiale, di 150 punti in meno, e così stanno le cose. Quindi abbiamo dato la spiegazione di carattere, non so se dire geopolitico, del frastuono di oggi, ma come al solito, a seconda del time frame a cui uno si riferisce, comincerete a sentire i vari commentatori, analisti. Adesso li mimo, oggi non ho aperto la televisione, sono sempre stato al telefono, però immagino che dicono in questo momento la situazione è molto complessa, monitorare con attenzione il livello XY, non si prende il coltello che cade, attenzione, è veramente difficile, può scendere giù, ma può anche salire, però se solo sopra il livello, eccetera, eccetera, alla fine cominciamo, secondo me, ad andare verso un buy opportunity. Chi segue questo seminario che facciamo insieme a Giuseppe Ciricola sa bene che avevo anche un obiettivo di target ribassista nelle 5-6 puntate che abbiamo fatto. Questa è la settima, 19,8, 19,9, 19,8 per l'esattezza, e ci siamo arrivati. Ovviamente, la mia view, una volta che si è arrivata al target, non credo che debba continuare, anche se la logica dice: ma come, c'è un caos? C'è un qualche cosa di tremendo, di difficile, c'è l'inflazione della Commissione, c'è il Bund, c'è il BTP, c'è questo, è verissimo, c'è un gran caos. Ieri addirittura la borsa italiana ha perso 100 punti, 90 punti nel giro di un minuto, 30 secondi, andando da 9,40 a 8,65, perché c'era Salvini che ha ipotizzato, così dicevano le agenzie, ha ipotizzato una molto probabile crisi di governo, poi c'è stata la smentita, e poi è risalito tutto e poi è bastonato. Per cui siamo proprio in una situazione in cui c'è crisi di governo. Qui non sono sicurissimo che la borsa,
la prenderebbe malissimo se non nel momento in cui viene annunciata. Spread sui massimi di dicembre scorso. Probabile infrazione da parte della Commissione europea. Trump che dà di matto. DAX che sta perdendo ogni livello di supporto tecnico perché era posto vicino a 11,9, 11,80, per cui sta sbragando il DAX, l'euro che non recupera, oggi recupera qualcosa, ma va male, commissione, multa che arriverà, per cui ce n'è di ogni. Allora cosa fa l'analista? Dice questo, se è tutto così si scenderà e tanta gente comincia in maniera garibaldina a shortare, perché c'è tutto questo, sono dati oggettivi, però quello che voglio insegnare oggi è che nei prezzi, queste cose che ho elencato sono tutte assunte. In questo momento il mercato è conscio che c'è Salvini che vuole dichiarare forse guerra all'Europa, che vuole sforare di nuovo il deficit, che c'è Moscovici o Giunchero, chi verrà al posto suo, eccetera. Sa che c'è Trump che sta dando di matto e le sa un po' queste cose qui. Quindi le banche, il BTP, le assicurazioni e i titoli, il pretorio, cioè, stanno assumendo nei prezzi questo tipo di rischio. Quando i rischi sono palesati, che anche un maiale sa che c'è queste robe, cose che invece chi mi segue, posso essere orgoglioso perché io è da fine marzo che ogni trasmissione che ho fatto ho detto adesso vendere, vendere, vendere. Basta vedere la mia bacheca delle ultime 6 settimane, che c'erano proprio i titoli, ribasso, ribasso, perché i motivi del ribasso, sia su Nasdaq, sia su America, sia sul DAX, che avevo dei target circa questi, sia sull'Italia. Ovviamente devi giocare d'anticipo, questo è un gioco che devi giocare d'anticipo, perché quando, e si poteva presumere ad esempio che Trump con i dazi non avrebbe mai fatto la pace, lo dico dal 2 gennaio, si poteva presumere che dopo le elezioni europee ci potesse essere un po' di caos, che Salvini sentendosi più forte forse cominciava a fare quello che sta facendo, che Trump prima o poi si inventasse un'altra diavoleria. Questo più o meno sta accadendo, quindi i prezzi stanno assumendo questo disastro. A questo punto, dalla logica, attenzione, dalla logica di un investitore, di qualcuno che fa trading di posizione, si stanno creando delle opportunità. Si stanno finalmente creando delle opportunità. Quelle che chi mi segue si ricorderà quante volte ho detto sempre aspettiamo Banca Intesa a 1,90, almeno 1,90, Eni a 13,80, 13,90, Unicredit su 10 euro. Ecco. Ma in questo momento uno guarda, sente le cose, ma non è il momento giusto, dice. C'è Salvini che c'è lo spread che è record a dicembre, c'è Trump che dà di matto con i messicani, c'è una serie di cose e elenca le cose che anche un maiale sa che ci sono queste cose qui. E quindi in maniera furbesca scruta i prezzi e comincia a dire, aspetto un pochettino perché non può altro che scendere. Poi magari scende, sì, si gratifica, scende ancora, si gratifica, scende ancora, si gratifica. Poi avverrà il momento del rimbalzino, che apparentemente dice no, adesso però voglio comprare sul minimo, che questo è un rimbalzo del gatto morto, poi il giorno dopo rimbalza, 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 poi dopo si insacca perché va al ribasso e perde perché poi la borsa continua a salire e perde per l'ennesima volta i treni di queste azioni, per cui sotto una logica, secondo me, di investimento sono com da cominciare seriamente a monitorare con attenzione, lo dico un po' ironicamente, però perché sono quei termini che a me non piacciono, però da monitorare con attenzione delle possibilità di acquisto su titoli. A me piacciono i titoli italiani perché in genere non piacciono, perché l'Italia, però secondo me già i titoli italiani si ripresentano con una buona opportunità e l'elenco sono sempre i soliti, c'è l'Enel è ancora un po' cara perché l'Enel a 5,22, pur essendo il titolo che ha dato per la maggiore quest'anno, è ancora di margini di discesa,
l'Unicredit, io sono sempre timoroso con l'Unicredit perché la storia insegna che l'Unicredit tira degli insacchi tremendi, almeno negli ultimi 11 anni, invece il titolo Eni, Intesa San Paolo, Generali, insomma questi qui i soliti presentano delle opportunità d'acquisto e uno a secondo può anche cominciare a pensare di entrare anche con degli indici sull'indice o su queste cose qui. Ecco, questo è il mio panorama generale. Nel frattempo, in contraddizione di quello che sto dicendo, vendo un FIB a 19,735 perché è un massimo, e per la logica del tergicristallo di cui abbiamo parlato venerdì scorso, aspetta che non me lo prendono, ecco, per quella logica lì, in questo momento qui siamo su un massimo, il trend primario è negativo, si corrono meno rischi a shortare, i rischi si corrono sempre, chi non vuole correre rischi non fa il trader, si corrono molto meno rischi a shortare che andare long, anche se ha superato tutti i livelli. Parlo sempre in media, perché uno può essere sempre sconfessato, ma quello che conta è il medio e lungo periodo. Per cui questa è un'indicazione. Oh, non mi fanno, mi sono messo, era vuoto a 19.75. Non hai CFD, se travi adesso con TIC 1000 potevi già entrare, guarda Sell. Vai, vai, vai. L'hai fatto? Sell sì, in piattaforma. E già venduto? No. Sì, venduto adesso sui massimi e vediamo adesso un po' come va la situazione. Tra l'altro, Tony, questo un po' si aggancia anche un po' a un paio di domande che stanno arrivando. Venduto adesso. Sì. Ok, che quindi è sostanzialmente il livello di 19.733 più o meno. Sì, perfetto. Okay? Perfetto. 35. Dicevo, quindi questo un po' si collega alle domande che arrivano in chat, perché aspettate che l'ho persa. Luigi ci chiede: salve Tony, un consiglio, ho appena chiuso uno short a 11.910 di DAX, nel caso di un recupero dell'America eventuali punti di rientro, grazie. Mi sembra di capire, Tony, che anche sul DAX vada comunque bene il livello attuale per shortarlo. Lo guardiamo. Se il DAX ha questo doppio massimo teorico sul time frame breve, 7. Aspetta, però c'ho un giochino da guardare. Dunque, devo mettere preciso. Scusate, perché lì ho dei trucchetti sul DAX e volevo essere preciso. Allora. Sì, 704, 705, che prezzo hai tu adesso? Adesso il DAX è a 11.700. Va bene, 700, sì, uno può limare 3-4 punti, non di più, però più o meno il concetto è identico, sì, sono d'accordo. Per cui rispondo sì, l'America non è che sta recuperando poi tantissimo, eh? Almeno io vedo il Nasdaq a 755 con un minimo di 733, quindi non è un recupero di quelli più belli. E vedo anche lo Standard & Poor's, fammelo vedere bene, sì, insomma, che cincischia. Comunque, andiamo avanti. Poi ci sono altre domande, Giuseppe? Sì, allora io le leggo così come arrivano, così rispondiamo a tutti. Allora, Paolo dice: nel medio la vedo in eretta, ma oggi un rimbalzo ci sta, occhio a loro. Ah, ok, ma sul gol. Premesso che io posso sbagliare e Paolo no, però è normale che quando una borsa vada da 22.000 punti, parliamo dell'Italia, perché la vedo, magari può essere riferito alla borsa francese o alla borsa americana, allo Standard & Poor's, per cui è differente. Però è normale che uno psicologicamente la veda male, cioè la vedono tutti male, quando è brutto, no? Voi vi mettete lì, andate sulle fonti, su classe CNBC, o a vedere qualsiasi
persona che parla di borsa, andate a vedere tutte le registrazioni, io non ne ho vista una, e cosa dicono? Indubbiamente è un momento molto rischioso, indubbiamente adesso aspetteremo una maggiore certezza data da un consolidamento della posizione, e quindi solo al superamento della soglia di 19,9 io entrerei, ad esempio parlando di FIBA, o 23 o 27 o 21 a seconda. Il che è assurdo, perché poi quando in un momento così di tempesta ti fa quei 300-400 punti lì, è proprio lì che devi vendere. Quindi almeno io invece in queste considerazioni qui, è chiaro che nel massimi in un trend così no, non comprerei mai. Però quello che speravo di fare oggi, quello che speravo di fare oggi, che purtroppo non ci viene, era fare, come abbiamo fatto venerdì scorso, il pieno di FTSE MIB, di titoli, scegliete voi quello che volete, perché nella speranza che lunedì mattina aprisse ancora in gap up su una dichiarazione di Trump. Questo è il mio progetto. Adesso vabbè, lo facciamo uguale, lo dico uguale, anche se purtroppo siamo sui massimi e non sui minimi. Allora, secondo me, Trump, tutte le volte, tutte, che il suo mercato, l'americano, guardiamo lo Standard & Poor's, Nasdaq e Dow Jones, ha cominciato a prendere delle belle flessioni, per ora, sempre, quest'anno almeno, 6-7 volte. Vediamo la chiusura di stasera. Chiaro che se chiude positivo, chiude meno 0,40 e recupera 100 punti, il discorso non fa più. Però se dovesse chiudere con un livello meno 2%, sabato, o meglio ancora domenica, verso le ore tra le 18 e le 21, orario europeo, fa un tweet di rialzo. Per ora l'ha fatto 6 volte su 6. Sempre, magari una puttanata si inventa, forse prossimo l'accordo con i cinesi, oppure indeciso con i messicani, gli tolgo i dazi, oppure ho parlato col presidente Powell, abbasseremo di un punto il tasso di sconto a partire dalla prossima riunione, oppure insomma un qualche cosa, quel filibustier si inventa per fare il rialzo. È chiaro che se non c'è una condizione invece di crisi, non fa il tweet. Pensa un po' come la penso io. Potrò sembrare un pazzo, però statisticamente almeno può essere anche un caso, può essere tutto, per carità, non sta bene a dirlo, però statisticamente gli americani, quando piove cattivo, per cui rimarrei al rialzo se sempre che le quotazioni non si ribaltino da qui alle ore 22. Ok, Paolo tra l'altro precisa che si riferiva al rimbalzo che ci sta sull'America, quindi sull'S&P 500. Allora, poi Tony vogliono sapere dove hai acquistato la maglietta arancione, ti fanno i complimenti. Allora, questa è una Gantt. E l'ho acquistata a Castel San Pietro nel negozio Gant. Grazie. Mi piace da morire anche a me. L'ho ripresa da quest'estate, ma Bologna finalmente è venuta quasi l'estate, non ancora quel caldo d'aria condizionata, però abbiamo salutato l'estate in maniche corte, anche perché facendo parecchie di queste cose qui, se rimango in giacca, in cravatta, in camicia, arrivo la sera che sono sfatto solo per di avere la camicia e la cravatta, per cui insomma ogni tanto mi metto più in libertà. Venerdì sera, tradizione degli americani, ci mettiamo smarti. Esatto, così mi ha risposto a Mattia. Poi allora, Mauro, attenzione Mauro, perché è la nostra controparte, perché lui vede un long sul FIB. Dice: io vedo un gran segnale buy sul FIB. Quindi Mauro, presumo che sia interessato. Però a Mauro, benissimo. Anche l'altra volta c'era uno che con maniera coraggiosa, per cui massimo rispetto, ha detto venerdì scorso, proprio a quest'ora, alle 16:25, ha detto: ma che dopo le elezioni crolla tutto, onore, perché lui l'ha dichiarato prima, adesso non mi ricordo il nome, però c'era. E io ho detto: boh, sarà, io invece vado log di tutto, una volta ci prendo io, una volta ci prende lui. Posso dire a Mauro,
che adesso vede un bel FIB long, ci poteva pensare prima, perché andare a comprare dopo un rally di 225 punti, tendenzialmente in una tale così, è un'azione che probabilisticamente non è una gran finezza. Uno che fa queste robe qui alla lunga perde. Poi oggi arriva Mauro, compra 7,40, chiude 8,20, chapeau, buono lui. Però tendenzialmente, infatti, io stamattina, qualcuno mi sta seguendo, insomma, abbiamo venduto del VIX che adesso sta scendendo proprio nel momento di panico. Io ero short e ho comprato nel momento di panico dei FIB sotto 600. Ecco, adesso andare a comprare sul consolidamento che vedono tutti, probabilisticamente può andare benissimo. Chi lo dice prima meglio, però non sono quelle mosse che alla lunga un professionista puro fa, secondo me. Poi chi lo fa sempre e poi guadagna, buon per lui, io ci credo poco. Ok, però comunque onore a Mauro che si è esposto, quindi assolutamente. Allora, poi, allora Bruno chiede, queste anche se non sono, cioè, pertinenti comunque adesso questo è un webinar di TICMILLE, ovviamente noi non abbiamo le azioni, però visto che comunque se ci state seguendo e quindi apprezzo questa cosa qui, siamo in tantissimi. Giro comunque anche questa domanda a Tony. Bruno ti chiede: potrebbe essere il momento di entrare long su Intesa per Mediare, oppure è meglio aspettare ancora? Anche se poi già ti sei espresso prima su Intesa, definendolo comunque dei prezzi buoni, delle occasioni di acquisto. Non so se vuoi aggiungere altro No, oppure. è bella la domanda, mi piace. C'è sempre di più qui, oh. C'è sempre di più. Più sono cattivo, arrogante e cattivo, perché io mi accorgo, ma lo faccio un po' apposta di essere un po' sprezzante. Lo faccio perché mi diverto così, ma non lo sono nella realtà. Sembro sprezzante, ma non so. Allora, Banca Intesa, un bellissimo argomento. Perché una cosa era parlare di Banca Intesa 2,40, 2,30, 2,20. Una cosa è parlare cum dividendo, una cosa è parlare di Intesa ex dividendo. Fortunatamente anche lì, cioè, due o tre trasmissioni, ho fatto una solo sui dividendi, magari era Borsa in diretta o BinTV, adesso non lo ricordo, dove proprio sconsigliavo con arroganza di entrare prima del dividendo per vari motivi, sia perché ero ribassista, sia perché col dividendo, meno male, questi 20 centesimi tende, no, a perderlo, e poi perché il fatto che chi tiene il dividendo percepisca il 74% come reddito di capitale del dividendo fa sì che, insomma, se uno se la compra dopo non va bene. Poi veniva benissimo perché, ovviamente, molto meglio l'1,80, fammelo vedere quant'è, 1,82 di adesso, 1,83. O l'1,81 che il 2,20 e il 2,10 col dividendo, ma questo è la Pisia. Secondo me sì, secondo me sì, se è già insaccato e usa un po' le tecniche, dico delle 3-4 cartucce, io entrerei già con la terza o la seconda cartuccia, però l'insacco secondo me poteva venire a 1,90, a 1,80, 1,82, 1,83. Si può rischiare la seconda fish, per cui per me sì, per me sì. La risposta. Ok, poi allora Bruno ti ringrazia. Allora Mattia parla sì della situazione di Trump, speriamo che Melania ci aiuti, speriamo che il cielo abbia campo. Poi Vincenzo chiede, volevo chiedere a Tony se Trump esce sempre con dichiarazioni da giravolta e scherza con i mercati, la corda quanto può reggere? Anche questa è una bella domanda, perché poi i mercati, sì, in effetti sembra che faccia come gli pare, perché anche questa storia del Messico, vabbè, ovviamente lui sapeva che i mercati l'avrebbero presa male, non credo che abbia deciso addirittura per influenzare solo i mercati, perché ci saranno altre ragioni dietro. Per me sono ragioni di carattere populistico, per rinforzare
il suo elettorato, se gli fai sto scherzo ai messicani, un sacco di gente è contenta là in America, perché così sono un po' strani gli americanoni, per cui loro dico bene così, sono stufi anche loro, si vede dall'immigrazione, e bene o male è una carta che si è giocato per l'accesso, per conquistare un po' più di popolarità. Non credo l'abbia fatto perché aveva giocato a ribasso stavolta, molto sinceramente. Però effettivamente è una giravolta che ha dato, e stavolta la cartuccia è on. La cartuccia è on, siamo a livelli di prezzi un po' stressati, il tweet rialzista ci sta veramente bene come un cappello in testa, tant'è vero, lo voglio ribadire. E poi ci sentiremo la settimana prossima un po' più in là, quello diciamo. Mi piacerebbe avere un po' uno storno, perché a me piace non comprare su anche del Nasdaq, dell'America, per lunedì mattina. Per lunedì mattina voi sappiate che io due contrattini, non voglio rotolarmi, qualche cosina ce l'ho, perché sono sicuro, di sicuro, mai dire mai, perché altrimenti poi giustamente ha ragione chi si arrabbia, le sicurezze non vanno bene nei mercati finanziari, io per primo. Però secondo me abbiamo un buon rapporto rischio-rendimenti, che se c'è qualche tweet o qualche dichiarazione, stavolta è pro borsa, perché veramente in maniera cadenzata io è 2 o 3 mesi che ci faccio proprio caso, ci faccio proprio caso, mi scoccia che non ho fatto un foglio Excel, altrimenti lo leggevo dove mettevo tweet di Trump, quello che sposta i dazi agli europei, Mnuchin. Quello lì è un suo alleato, dice che l'accordo con i cinesi, quello è stato clamoroso, ci ha rimesso un sacco di soldi, me lo ricordo, c'era tutto rosso sui future domenicali, e a un certo punto non sembra Mnuchin, l'accordo con i cinesi è prossimo, questione di ore, cacchio, mi parte la mattina più 50 punti, più 100 punti, tutto, ed era una porcheria, perché poi ecco, stavolta mi aspetto un pochettino questo robo qui, insomma. Poi ha detto giustamente, per rispondere alla domanda, il mercato forse tra un po' farà meno movimenti, però alla fine lui cioè, è un presidente degli Stati Uniti, e il mercato non è che si muove per dar ragione. Questo è un concetto che spiego, ma qui ancora non ho mai spiegato. Il mercato non è un'assemblea dove viene deciso il fatto se è buono o no tramite alzate di mano. Per cui tramite l'acquisto si decreta che una cosa è buona o no. Quindi se Trump dice un qualche cosa che poi non mantiene, il mercato snob. Il mercato è un gioco di anticipo tra operatori, per cui si instaura un meccanismo di acquisto anche se non ci crede nessuno. Perché l'importante, Trump ha detto questo, io arrivo primo, me lo prendo io, poi quell'altro, sì, ce la faccio in tempo anch'io, sì, c'è il trend che rialzo, è tutta una bolgia creata nell'anticipare a ribasso, rialzo altri operatori. Quindi anche se ci sono delle situazioni paradossali, come abbiamo visto fino a aprile, che si saliva, si saliva, si saliva, o l'anno scorso a un certo punto, fino a maggio, c'era una bomba nucleare con Kim che sembrava scoppiare da un giorno all'altro, ne succedevano di ogni, e saliva sempre. Ecco. Poi mezz'ora comincia a scendere, diceva, è fatto così. E quindi diciamo che secondo me una bella affermazione di Trump, in un senso o in un altro, potrà sempre influenzare i mercati finché rimarrà presidente degli Stati Uniti, perché non è che lo dico io, lo dice Trump, e bene o male, quelli che giocano d'anticipo ci saranno sempre, perché poi, insomma, magari ci saranno meno violenze la mattina con i future rossi e con i future verdi, ma qualcuno che gioca d'anticipo ci sarà sempre, per cui il mercato in qualche modo seguirà le sue indicazioni. Ok, ottimo. Allora, sempre altre domande, Tony, perché ce ne sono diverse. Allora, Marco chiede, secondo te, Tony, sull'S&P 500 vale sempre il sistema che nei primi 5 giorni del mese statisticamente si sale? È una statistica che tu hai? La conosco anch'io, l'ho sentita. Oddio,
I primi giorni, ma oddio, facendo riferimento a questa situazione qui, può darsi di sì. Per me, se uno vuole che salga, è meglio che oggi un po' ridiscenda. Perché fanno così i mercati, tendono a fregare. Quante volte abbiamo visto anche ieri il FTSE MIB, cioè quando fa quelle rimontine finali, poi il giorno dopo è rosso. Se invece tende a chiudere sui minimi, poi diventa verde. Però sono osservazioni che ho fatto io, e quindi se chiude sui massimi, ci sta anche una controfregatura. E se rimane, paradossalmente, almeno chi fa scalping come me, che fa operazioni, tiene un overnight, qualche ora, paradossalmente, se uno vuole andare longa, sarebbe da sperare che perda qualche punto. Facciamo dei livelli, l'America che apre, che rimane aperta fino alle 22, ecco, sarebbe bello prendere un Nasdaq intorno a 7140, 730 sul minimo, no? Sarebbe bello, ma lì ormai sembra impossibile prendere un FIB intorno a 6,30, 6,40, però lì vedo che è impossibile, almeno che l'America non deceleri nella sera e il FIB lo segua. Tanto complimenti lì a Mauro, perché per ora il FIB si è spostato di 15 punti a nord, per cui da 7,35, che era il nostro prezzo, siamo a 7,45-7,50, insomma, non è sceso dal nostro livello. È lentissimo, poi c'è questa caratteristica incredibile del FTSE MIB del mese di maggio, che è incredibile, che fa il contrario di quello che ha sempre fatto. Noi operatori su FTSE MIB aspettavamo, dice dai che apre Wall Street, almeno si muove qualcosa, e invece si muove come un assassino. Si muove come un disperato dalle 9 alle 15:15, poi parte Wall Street e si inchioda. Fateci caso, gli ultimi 20 giorni parte Wall Street. Noi abbiamo iniziato la trasmissione alle 4 meno 1, eravamo 7:10, 7:20, 7:30, 7:35 il mio short, ha fatto 7:50 di massimo e 7:20 di minimo, cioè è stato su 30 punti, come tutti i giorni, con Wall Street aperto, mentre prima succedeva l'opposto, generalmente stava su 70-80 punti, poi Wall Street faceva delle sbandate a sinistra, a destra, ecco, questa caratteristica nuova abbiamo, eccetera. Va bene, comunque, ecco, io dico che se ci dovesse essere un po' un calo, sarà divertente lunedì aver qualcosina, senza fare dei drammi, perché stavolta se esce qualcosa, esce verde. Ok, allora poi sempre sulla tua maglietta che sta riscuotendo un notevole successo, Simona scrive arancione, colore di allegria, di consapevolezza e altruismo. Grande Toni, Grazie grazie Simone. per il pensiero. E Roberto scrive: il DAX sembra rimbalzare sul supporto di 11.700, cosa ne pensa il mago? Vediamo un po' il DAX, comunque Sì, sta muovendo un po' tutto. 709 sembra rimbalzare, per cui dunque, purtroppo adesso c'è questa storia io ho come massimo 11,850 Eurex, perché c'è la storia che parte all'una di notte, per cui è partito sullo slancio senza tener conto delle cose di Trump, però diciamo che adesso siamo su un massimo. Io, prendendomi le mie responsabilità, purtroppo sono fatto così, io non mi lascio mai entusiasmare dal fatto che adesso il DAX è sul massimo, quindi sale ancora. È un qualche cosa che psicologicamente avviene anche a me, nella Valdoria, cioè io vedo un qualche cosa che tiene, è visibile a tutti, lo vediamo tutti e sembra voler recuperare. Ma quando io mi abbandono a quello che mi viene da fare, compro, sono sempre nella fase terminale. O io sono un maledetto sfortunato, o sono quelle cose, quando il trend è brutto, andare a prendere sui massimi, lascia perdere che perdono 5 anni, ma sono i massimi odierni, andare a prendere adesso, anche se recupera il livello, tutte cose bellissime, ma sono belle per chi non gioca. Da dire, sono belle perché sono
conformi a quello che è l'animus del trader o di chi vuole, o del trader o di chi vuole comprare. Per cui uno lo dice e viene gratificato anche dalla spinta del consiglio, sì, adesso è tutto bello, tutta la baldoria. Ma chi ha un po' di esperienza e chi ha esperienza sa bene che sono proprio questi i momenti di grande insacco. Proprio è l'ultima, io sono qui, guarda, è orocolato quello che sto dicendo, e devi farti fuori. Cioè, io non sono scemo, lo vedo che c'è sta baldoria, ma è l'ultima cosa che si deve fare. Proprio se c'è un mio allievo o qualcuno che mi dice adesso compriamo il DAX, gli cancello la chat, gli do 8 giorni di sospensione. Poi sale ancora e se lui mi dice hai visto, lo banno per la vita. Ma in genere ho ragione. Cioè, scusate, No, cioè, sì. io voglio dire che si opera con la logica del tergicristallo, questi sono webinar che sono orocolato, cioè se io fossi furbo farei il discorso, ma sì, adesso monitoriamo, stiamo con attenzione, cerchiamo di capire, può andare su, può scendere, non è vero un cacchio, chi compra qui in genere sbaglia, e infatti ha Un perso 12 po' punti. la logica che ho seguito su questo conto da inizio mese, appunto da quando Tony ci sta insegnando tutte queste peculiarità, e il conto, vedete, comunque c'è stato un profitto sul conto, proprio applicando questa regola del tergicristallo. Vediamo, adesso mancano 3 minuti, Tony, alla fine del webinar, vediamo se riusciamo a chiudere il Fuzzy Mib, che sembra che si sia Ma i puntato su. contenuti sono esattamente in pari in questo momento. Avrei pari, no, io do il DAX, siamo sempre lì. Ha fatto un massimo relativo al 7,11, è andato a 6,98, adesso siamo a 700. Siamo in pari, siamo in pari. Io, guarda, siccome vorrei andare long nel weekend, o ho l'idea che il tweet sia positivo, eccetera, io me lo metto di spirito, ecco. A 7,25, ecco, me lo metto lì, e perché per almeno 25 euro 25, le spese così 23, ho i soldi della pizza stasera. L'aveva fatto anche prima, però per quello che ho detto fino adesso, così distinto, non ho voglia di star short il weekend, così per i motivi che ho detto, insomma, tutto Quindi con sommato. questo risponde anche a Cesare, che ti chiedeva se Tony, appunto, per lunedì ti aspetti un ulteriore storno per il FIB, No, quindi. Cesare probabilmente è entrato tardi in chat perché abbiamo parlato a lungo di come la mia speranza fosse che scendesse un pochettino tutto per avere lunedì un paio di contratti long, e lo farò, ve lo dirò, insomma, a voi ve lo dico, vi dico i livelli perché bisogna essere chiari. La cosa che mi piacerebbe più di tutti è un FIB che io piazzerò intorno a 6,50, 6,50, però mi interessa prenderla a sconto, cioè i vantaggi ce l'hai se hai la pazienza di rinunciare a fare del trade a questo gioco. Io non compro sui massimi, non compro, per cui se mi va a 6,50, che sembra tutto brutto, ah no, hai visto, lo compro. Per cui 6,50 di FIB, ma se lo fa, lo fa nella serata. DAX non mi interessa, aspetta che ti do il Nasdaq, che mi piace di più il Nasdaq. Il Nasdaq noi lo mettiamo, l'abbiamo detto prima, a 30. Io mi metto 34, 34. Mi metto due contratti Nasdaq, così si sa, anzi, li inserisco adesso perché poi dopo devo fare delle cose. 734, 2. Eccolo qui. Messi, e poi mi metto anche a 6,50, ma lì non lo faremo mai, due contratti del FIB. Sul DAX, chi vuole operare sul DAX, perché giustamente anche il DAX ha il suo perché, potrebbe essere utile, fammi vedere, minimo 11,658, oh, beh, anche il DAX 65-66, ecco, un filo sopra i massimi. Per cui ripeto, 6,50 long FIB, 6,65 DAX, 11,665.
E ce l'ho qui, il Nasdaq 734, tutto in controtrend. Quando uno sta lì con gli occhioni e guarda, dico: oddio, oddio, com'è brutto adesso! Oddio, riscende sui minimi, invece di controbalzo si compra, perché è così, funziona Sono un po' generalmente. questi livelli che vi ho segnato in piattaforma, sono leggermente diversi, però la zona è quella anche perché il nostro intento non è quello di dare segnali, ma è proprio solo per fornire dei livelli dove è probabile che ci possa essere una reazione. Quindi vi ho segnato adesso sulla piattaforma. Allora, Tony, io direi che sono già volati 3 quarti d'ora, vedo comunque altre domande, ma sono comunque Bene, due. dai, fammi due veloci, dai. Allora, Tanto. una io credo che sia un po' complicata rispondere perché ti chiedono una previsione sul lungo periodo, no, sull'estate, sul FTSE MIB, se ti aspetti un'ulteriore fase ribassista. Allora, io do un consiglio, le faccio anch'io perché me le chiedono, vado in tele, a me piace rispondere, spormi. E credo che sia anche giusto che un personaggio come me che va così dia anche della sostanza esponendosi con tutte le cautele del caso, con tutte le cautele del caso. Però nella logica, ve lo dico qui in segreto, siamo una famiglia, a me di quello che dico non me ne fotte niente, perché è nella non affidabilità la massima qualità di un trader. Cioè, nel senso che chi ha fatto con me, e qualcuno c'è perché Simona c'è e altri 7-8, Cesare c'era, chi ha fatto con me il corso martedì mattina, che ha avuto un bel successo, il mio corso privato web, si è divertito un casino perché il mio corso privato web martedì mattina c'è qualcuno nella chat perché ho sentito Cesare e Simona. La prima cosa che ho detto ieri sera ero qui, ho detto long, qui partiamo, l'ho detto alle 8:40 con degli short come non fosse un domani e ho spiegato i motivi, c'era il BTP che andava a rotoli, c'era il Bund che saliva come un matto, c'era la dichiarazione di Salvini con il reddito, con lo sforamento del 3% che se c'era da fare si sarebbe fatto e abbiamo shortato subito in asta, dopo 8 secondi abbiamo shortato. Quindi, e avevo appena finito di dire lunedì che si poteva forse, anche se non avevamo visto il 19,9, comprare, e questo è il fatto. Quindi io posso, siccome sono puro dentro di me, mi scoccia dire a volte una cosa e fare il contrario, però essendo la caratteristica dell'inaffidabilità la cosa più importante, cosa gli do? Io a occhio, grosso modo, avevo un target 19,8 di ribasso, sono con un'ottica ribassista, onestamente, chi va a scartabellare la mia bacheca, tutti i filmati, li lascio lì, nessuno lo farà, però da 22.000 punti, proprio che boom, boom, a tutte le occasioni, so. Una volta arrivato al mio target, lo so che psicologicamente, siccome è tutto brutto, uno dice allunga un po', perché le vedo anch'io le altre trasmissioni. No, un altro pochettino, un altro, poi se va a 19,2, attenzione, 18,8, poi a 18,8, 17, poi a 16.000, 15, 4, 44, è sempre a 6. Poi alla fine, beh, è chiaro perché psicologicamente non viene da dire adesso è bello si entra. La mia sensazione è che l'Italia abbia alcuni titoli, anche questi prezzi qui, cominciano, visto che il mio target è 19, a essere neutrali o anche interessanti. Tutto qui. Per cui per l'estate, perché? Perché credo che alla fine Salvini o la Commissione, sta roba qui, vada un po' in cavalleria, l'Italia è un indice che tira, malgrado tutti i pessimisti, tutti l'Italia fa schifo, chi opera sull'Italia, come si fa a comprare Italia, tutte queste storie qui alla fine è uguale, hanno tutti ragione, ma l'Italia tira un po' di più, appena lasciano stare l'Italia che non ci sono dei casini, offre qualche cosa di più, per cui posso cominciare a dire che a questi prezzi cambio radicalmente la mia view che mi ha accompagnato da metà aprile fino al 31 di maggio e comincio a essere anch'io ottimista e quindi per rispondere d'estate
è facile vedere dei prezzi un po' più alti. Ottimo. Ottimo Allora, Andrea. sì, ci sono tanti tuoi corsisti, Tony. Ti saluta Simona, Luigi, Nicola, Michele. Grande. Un saluto anche al nostro amico Giuseppe Roccasalvo. Allora, io Ah. direi che allora, ce ne sono... Trump ha spiegato poco fa con un tweet il senso delle tariffe dal Messico, vuole fare rientrare in USA le industrie automobilistiche. Dal suo punto di vista, come criticarlo? Beh, sì, beh, insomma, sì. Il discorso è questo: se lui è nazionalista, evidentemente l'industria tipo il Michigan ha avuto dei grossissimi problemi, l'industria automobilistica americana, perché dall'Asia arrivano dei prodotti ugualmente qualitativi o più qualitativi, perché le macchine americane non sono mai state una gran bellezza, a prezzi più convenienti, quindi le aziende americane non vendono, gli operai vanno in cassa integrazione, poi lì sono molto più duri che da noi, la cassa integrazione dura pochissimo, un calcio nel culo e per la strada. Evidentemente, e poi giustamente uno dice sì, ma in Cina o in Corea o qui loro hanno dei sistemi di produzione decisamente avvantaggiati, sono avvantaggiati perché l'operaio non costa 15 dollari all'ora, ma gli costa 6 perché la legislazione sull'ambiente consente ai cinesi di fare più smog, insomma, e mille cose del genere. E quindi c'è questo fenomeno qui di cercare di spostare gli equilibri. Le discussioni sono finite. Io, da economista puro, so che nel lungo periodo i dazi sono stati sempre aboliti perché è un male perché colpiscono il libero mercato e colpiscono tutti i cittadini del mondo. Però poi ci sono delle situazioni colpiscono perché tu crei un sistema tipo sei in America, le acciaierie adesso continuano e si riprendono perché non hanno più la concorrenza cinese. Tu crei però un sistema dove la concorrenza non ce l'hai e quindi loro non spingono a efficientare al massimo la loro produzione perché sono protetti e il protezionismo porta nel lungo periodo, pensiamo alla Fiat, l'automobile italiana che aveva sempre dei sussidi di miliardi, di miliardi, di miliardi, pensiamo al cinema italiano, pensiamo a tante cose, dove c'è sussidio, dove c'è protezionismo, non si sviluppa al massimo dell'efficienza. Questo è un concetto assoluto. Però è ovvio che poi ci sono quei ragionamenti che ho fatto prima e ogni tanto il protezionismo può aiutare, ma nel lunghissimo periodo ostacola lo sviluppo di un qualche cosa. Noi se pensiamo al settore automobilistico italiano negli anni 70, dove era tutto protetto perché per importare una Mercedes, una BMW c'era la super tassa, l'IVA maggiorata al 33%, c'erano delle barriere enormi e si vedevano solo macchine italiane, ma la Fiat era un cesso e aveva delle macchine per l'Italia ridicole. Pensiamo alle macchine americane degli anni 70, quei bauli enormi, schifosi. Io sono andato lì, spesso facevano ridere perché avevano bloccato l'importazione delle macchinine europee. Poi da qua, e ovviamente quando sei protetto sei meno stimolato. Questo è il discorso di massimo che io faccio, ecco. Sono cose banali, per chi ha fatto economia in un certo l'ha fatta bene, non dico niente di eclatante, però queste sono le linee generali, senza espormi ideologicamente, ma dico le cose un po' generali, ecco. Perfetto, allora poi ti leggo questi due complimenti, Tony, poi chiudiamo. Per te, allora un braccio forte a Tony, è sempre un piacere ascoltare le tue opinioni. Grande Tony, scrive Antonino, l'unico che parla con chiarezza senza retropensieri, apprezzo molto le sue analisi dal punto di vista fondamentale, evitando di dare livelli millimetrici. Grazie. Io dico questo, tanto in ogni caso quel film che ho lo chiudo, ci rimetterò 200-300 euro. Adesso complimenti a Mauro che ha dato il livello di entrata e in effetti non ha mai sofferto perché meno di 7,25 non abbiamo mai visto. Complimenti, vanno fatti quando uno si espone. E anche quello del DAX, per ora il DAX tiene
i massimi, insomma, sembrano spostarsi, e per cui anche se si sposta di poco, ma si sposta. E poi volevamo ricordare, lo possiamo dire, che abbiamo deciso che noi faremo altre 3 puntate a giugno, giusto? Esatto. Esatto, perché giugno è un periodo un po' pieno, perché E poi entrambi c'è le qui. vacanze, così poi ci ritorneremo senz'altro a fine agosto, a settembre per un'altra serie bellissima di questi incontri che a me mi divertono tantissimo. Faremo altre 3 puntate a giugno e ci siamo messi d'accordo per giovedì, dovremmo essere intorno alle 16. Esatto, allora chi è iscritto è già, non deve iscriversi nuovamente. Come data voi probabilmente vedrete quella del 7, ma è stata spostata al 6, quindi riceverete la notifica via email per giugno, visto che comunque siamo impegnati anche con l'ETF, ci sono solo 3 appuntamenti e quindi chi è iscritto a questo è automaticamente iscritto anche a quelli di giugno. Poi, date sempre un'occhiata alle vostre email perché potrebbe arrivare un aggiornamento su magari su una data che viene spostata piuttosto che l'altra. Anch'io questa posizione sull'Italy 40 che short la chiudo sul livello di 19.830 e quindi evitiamo di, come dice Tony, insaccarci per il weekend. Allora, grazie a tutti per aver visto questo webinar e vi auguro un buon weekend e ci vediamo il 6 giugno alle ore 16.